L'agronomia è quella disciplina che si occupa di studiare le tecniche di produzione delle colture partendo dalla conoscenza di base dei sistemi coinvolti nella produzione, che sono appunto gli agroecosistemi, e si occupa quindi di agricoltura. È oggi molto importante alla luce delle nuove molteplici funzioni che l'agricoltura è chiamata a svolgere e che sono garantire la sicurezza alimentare, sia di approvvigionamento sia di salubrità degli alimenti, di mantenere la biodiversità, di salvaguardare l'ambiente e il benessere animale, di sostenere l'occupazione e di garantire attività economiche in aree a basso insediamento, aree marginali appunto, tutte funzioni queste nuove che vanno ad affiancare quella più tradizionale che riguarda la produzione di alimenti e fibre. In questo corso verranno affrontate tutte le problematiche legate alla produzione agraria partendo da una base di fisica ambientale e ecologia vegetale applicata agli ecosistemi agricoli. Dapprima verranno affrontati i concetti di base legati alla produttività delle colture, ad esempio parleremo di bilancio di acqua, bilancio dell'energia, di efficienza d'uso delle risorse, per poi passare alle tecniche agronomiche propriamente dette. Il tutto facendo degli esempi pratici in relazione alla fisiologia di produzione dei principali gruppi di colture e con un focus speciale sulle specie officinali. La grande variabilità delle condizioni ambientali, socio-economiche e culturali delle diverse aree agricole del mondo determina spesso l'impossibilità di definire regole agronomiche fisse, valide ovunque. Per questo, in questo corso, saranno discussi e presentati degli approcci flessibili alle diverse problematiche, e questo allo scopo appunto di stimolare negli studenti, sulla base delle conoscenze teoriche acquisite, la capacità di sviluppare strategie o proporre sistemi di gestione più appropriati a seconda delle diverse situazioni.